La furia del maltempo si è abbattuta anche sull'Aretino, una trentina gli interventi dei vigili del fuoco nella notte a seguito della violenta perturbazione. Vento fortissimo, grandine, fulmini e temporali intensi. Molte le piante che sono state abbattute sulle sedi stradali e anche sulle auto, soprattutto tra Casentino e Valdichiana. Nel comune di Bibbiena, in località La Nave, in via Umbro Casentinese, i pompieri sono intervenuti per delle pietre staccate e divelte da un muro di confine lungo la carreggiata. Altri interventi poi lungo le strade del comune casentinese e di località La Fratta, nel comune invece di Cortona. Sul raccordo autostradale Bettole-Perugia si è reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco per il crollo di alcuni alberi. Il maltempo si è abbattuto poi anche in città d'Arezzo e nelle frazioni circostanti. Un vero e proprio nubifragio ha infatti colpito prima le frazioni a nord, Quarata, Patrignone e Campolucci, poi si è riversato sulla città. A Chiani si sono verificate addirittura raffiche di vento a 70 km orari. Alle porte della città, infine, nel tratto della Due Mari, numerose piante sono cadute a ridosso della carreggiata.